Ciao e bentornati nel canale delle mani fatate di Monia. Prima di iniziare il tutorial, voglio andare a farvi una piccola illustrazione della lavorazione che ho eseguito per il mio progetto. Come avrete visto, questo progetto è un giacchino molto morbido con delle punte molto allungate che per realizzarle ho eseguito degli aumenti all'inizio e alla fine di ogni riga per tutto l'esecuzione del capo. Ulteriormente, per fare degli ulteriori aumenti, ho fatto per 3 giri sotto lo scalfomanica dei ventaglietti in più per recare ancora più morbidezza al capo. Per quanto riguarda l'esecuzione dello scalfomanica, io ho dovuto aggiungere 29 maglie per raggiungere la circonferenza che mi serviva. Nel caso voi siate già con gli aumenti realizzati, arrivati alla circonferenza che vi occorre, non avete bisogno di aggiungere queste 29 maglie o multipli di 5 meno 1, questi punti ulteriori. Ora vi lascio al tutorial e ci vediamo alla fine per i saluti finali. Prima di lasciarvi al tutorial e alla spiegazione passo a passo del progetto, vi voglio fare un elenco di tutto il materiale che ho utilizzato. Innanzitutto, il filato che sono andata a utilizzare per questo progetto è il Camilla Batik, è un 100% cotone multicolor. Io ce ne sono diverse varianti, dopo vi metterò sotto tra le descrizioni, sotto il video, l'indirizzo dove io ho acquistato e per chiedere informazioni in merito anche per quanto riguarda le diverse colorazioni. Come dicevo, io ho scelto questa sulle varianti dell'azzurro, verde, lilla, turchese, una colorazione molto fresca. È un cotto, cento, son, per ogni gomitolo abbiamo 100 grammi con una resa di 260 metri per 100 grammi. È un cotone lavorabile con un uncinetto numero 3. Infatti io ho lavorato il mio progetto con un uncinetto numero 3 e ho utilizzato un paio di forbici e anche mi è servito per la chiusura del mio giacchino un bottoncino tondo per la chiusura del giacchino. Questo è tutto quanto necessita per il nostro progetto. Vi lascio al tutorial, ci vediamo alla fine. Per il nostro progetto ho avviato una catenella di 145 maglie. Vi faccio vedere come le ho ripartite. 26 maglie per un quarto davanti, 21 maglie per la mia manica, 51 maglie per il di dietro, 21 maglie nuovamente per la manica e 26 maglie per l'altro quarto davanti, per un totale di 145 punti. Come potete notare, tutti questi numeri che io per i quali ho suddiviso il mio totale delle catenelle sono numeri multipli di 5 più 1. Questo, per esempio, è multiplo di 5 più 1 perché sarebbero 25, il mio multiplo di 5, più 1, 26. 5 per 4, anche questo è un multiplo di 5 più 1 perché 5 per 4 fanno 20, più 1, 21. Questo idem. 5 per 10, 50, più 1, 51 e così via anche per gli altri che sono uguali.
quindi per un totale di 145 punti. Ho dovuto fare un multiplo di 5 più 1 perché andremo a lavorare il 10 righe di maglie alte e quindi lì non servono multipli, ma andremo a lavorare anche 10 giri di punto ventaglietti ed è per questo che mi occorre il multiplo di 5 più 1. Vi faccio vedere come. Allora, io per il campione andrò ad avviare meno maglie, ma voi per una taglia 54-56 come la mia, che voglio che caschi morbida sul corpo, avviate 145 punti. Io ne avvierò solamente 75. Ho eseguito le mie 75 catenelle, ne eseguo altre 3 che sono il mio primo punto alto. La mia prima riga, ho detto che è un susseguirsi prima tutto il motivo del giacchino di 10 righe a maglie alte e 10 righe a punti ventaglietti. La prima riga di punti alti che andremo a eseguire adesso non è il primo da conteggiarsi come il primo delle 10 righe del motivo, perché non andremo a fare aumenti, ma andremo solamente a ripartire i punti come vi ho fatto vedere prima. 26 per i davanti, 21 per, ve lo faccio rivedere, a fianco non fate caso perché ho scritto quelli che io vado a fare per il mio campione. Quindi adesso vi faccio vedere come andrò a fare le mie prime 26 maglie e l'angolo come lo vado ad eseguire per poi fare le altre 21 della mia manica. Quindi adesso, dopo aver fatto le 3 catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta, mi vado a puntare nella quarta e inizio a fare le mie 26 maglie. Quindi 1, 2, 3. 4. Ecco, eseguite le nostre 26 maglie del primo quarto davanti, vado a separare un pezzo dall'altro con 2 catenelle, 1 e 2, e vado a continuare dalla maglia successiva con gli altri miei 21 punti. Quindi iniziamo con 1, sempre con le mie maglie alte, 2, 3, 4, fino ad arrivare a 21. Ho fatto le mie 21 maglie della manica, faccio altre 2 catenelle e inizio con le mie 51 del dietro. Sempre dal punto successivo inizio di nuovo con le mie maglie alte finché non arrivo a 51 punti, dove eseguirò di nuovo le mie 2 catenelle, eseguo di nuovo i miei 21 punti per la manica, sì, 2 catenelle, e faccio nuovamente i miei 26 punti per l'altro quarto davanti ed ho finito tutto il mio giro. Ci vediamo alla fine. Sono arrivata alla fine del mio giro dove ho fatto le mie 26 maglie del mio secondo quarto, avendo fatto tutto il mio giro queste maglie 26, poi 2 catenelle, 21, 2 catenelle, 51, 2 catenelle, 21, 2 catenelle e 26, e sono arrivata alla fine del mio giro. Ora giro la mia lavorazione,
Mi rialzo sempre con 3 catenelle perché abbiamo detto che vogliamo fare un motivo di tutte maglie alte, quindi da qui inizia il mio motivo. Questo, il primo giro di maglie alte è servito solamente per suddividere le mie 145 catenelle tra i due quarti davanti, le maniche e il dietro. Adesso inizio il mio motivo tutte a maglie alte. Per dare al giacchino quella forma con quella punta un po' allungata sul davanti, ho fatto così, ho fatto sempre degli aumenti sia all'inizio che alla fine. Quindi per eseguire questo aumento, ho eseguito un'ulteriore maglia alta sempre nello stesso punto di base, quindi facendo due maglie all'inizio nel mio stesso punto di base. Poi vado avanti lavorando maglia alta sopra maglia alta fino ad arrivare alla fine dove ho fatto le mie 2 catenelle, cioè alla fine delle mie 26 maglie, dove vado ad eseguire nuovamente un aumento prima di iniziare il pezzo dedicato alle maniche. Ecco, sono arrivato al penultimo punto prima delle 2 catenelle, vedete, sull'ultimo vado ad effettuare il mio aumento, cioè 2 maglie alte nello stesso punto di base. Faccio le mie 2 catenelle e ricomincio il pezzo successivo, quello dedicato alle maniche, sempre allo stesso modo, con 2 aumenti, con un aumento, scusate, una maglia alta che sarebbe da lavorarci e un aumento fatto sempre, un punto alto fatto sempre nello stesso punto di base. Vado avanti a lavorare punto alto sopra, punto alto sottostante, finché arrivo nuovamente all'ultimo punto prima delle catenelle do e dove vado a seguire nuovamente il mio aumento. Ecco, arrivate sull'ultima maglia. Prima delle 2 catenelle vado a fare le mie 2 maglie alte nello stesso punto di base. Faccio le mie 2 catenelle e nella prima maglia di base vado a fare il mio aumento, cioè 2 maglie alte come abbiamo detto nello stesso punto di base. Poi vado a lavorare maglia alta sopra maglia alta fino ad arrivare prima delle 2 catenelle dove vado ad eseguire nuovamente il mio aumento e ricomincio nuovamente con il mio aumento. Quindi vado avanti con gli aumenti sulla prima e sull'ultima maglia di ogni pezzo separato da 2 catenelle fino alla fine del mio lavoro. Sono arrivata in fondo alla mia riga, faccio il mio penultimo punto e sull'ultimo, sulle mie 3 catenelle d'inizio, vado a lavorare il mio aumento, cioè 2 maglie alte nello stesso punto di base. Rigiro il lavoro e ricomincio sempre con il mio aumento come prima. Vado avanti con questa lavorazione facendo il mio aumento all'inizio e alla fine di ogni pezzo, cioè all'inizio e alla fine, all'inizio e alla fine, così per 10 righe, che è il numero del nostro motivo. Alla fine, compresa questa, ci dovremmo trovare con 11 righe di maglie alte, perché il primo, come vi ho detto, non era da conteggiare, ma era solo per ripartire il nostro, i punti del nostro sprone.
quindi vado avanti con maglia alta sopra maglia alta dopo aver eseguito il mio aumento all'inizio. Ho lavorato punto su punto, arrivo sull'ultima, prima delle due catenelle, e faccio il mio aumento. Ok? Spero di essere stata chiara. Quindi andiamo avanti per 10 righe facendo un aumento all'inizio e alla fine di ogni pezzo che sono separati tra di loro da 2 catenelle. Ok? Guardate che il nostro sprone inizia ad avere la sua forma. Questo è il dietro e questi sono le due maniche e questi due davanti. Come vedete, il davanti inizia a prendere una forma in diagonale, che sono i nostri aumenti che vanno a formare la nostra punta più allungata. Come vedete, c'è una forma più allungata facendo i nostri aumenti sia all'inizio che alla fine. Continuiamo così per 10 righe. Ecco, dopo aver eseguito 10 righe del nostro motivo a maglie alte, ripartendo gli aumenti sia all'inizio e alla fine di ogni pezzo come vi ho illustrato, vi dovrete trovare per ogni pezzo con 20 maglie in più. Cioè, nel quarto davanti ci ritroveremo con 46 maglie, nel pezzo delle maniche ci ritroveremo con 41 maglie, nel pezzo del dietro ci ritroveremo con 71 maglie e uguale per gli altri due maniche, 41, e l'altro pezzo davanti 46. 20 maglie in più perché per ogni riga siamo andati ad eseguire due aumenti per ogni pezzo, quindi due aumenti per 10 righe fanno un totale di 20 punti, quindi ci ritroveremo con 20 punti per ogni pezzo in più dopo le nostre 10 righe. A questo punto diamo inizio al punto ventaglietti. Anche durante il punto ventaglietti andremo ad eseguire l'aumento sia all'inizio sia alla fine di ogni pezzo. Vi faccio vedere come va iniziato il punto ventaglietti, di modo che il numero delle maglie vanno ad aumentarsi sempre di una sia all'inizio che alla fine. Mi rialzo con 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e nello stesso punto di base vado a lavorare altre 3 maglie alte per un totale di 4 maglie alte, 3 e 4 sullo stesso punto di base. Prendo il mio filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base, mi vado ad immettere nel quinto e vado a formare il mio ventaglietto. Come si fa il ventaglietto? Il ventaglietto si fa nello stesso punto di base, 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte nello stesso punto di base. Ed ho formato il mio ventaglietto. Prendo il mio filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base e nel quinto vado a fare nuovamente il mio ventaglietto. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 4 punti di base e nel quinto vado a fare il mio ventaglietto, sempre formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto di base. Prendo il mio filo sull'uncinetto, salto nuovamente le mie 4 maglie e nel quinto vado a formare il mio ultimo ventaglietto. Sempre facendo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Adesso ci dovremo ritrovare con 5 maglie, 1, 2, 3, 4 che saltiamo e nell'ultima andiamo a fare come all'inizio le nostre 4 maglie tutte nello stesso punto di base. 3,
e 4. Facciamo le nostre due catenelle di separazione tra un pezzo e l'altro e nella prima maglia andremo a fare le nostre 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Poi scusate, ho sbagliato. Prendiamo il filo sull'uncinetto e iniziamo il nostro punto ventaglietti. 1, 2, 3, 4 saltate. Nel quinto andiamo a fare il nostro ventaglietto. Quattro saltate e nel nostro quinto andiamo a fare il nostro punto ventaglietto. Facendo sempre le nostre due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3, 4, 5 ventaglietto. Qua ci dovremo ritrovare con 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e nella nostra quinta andiamo a fare le nostre 4 maglie alte come abbiamo iniziato. Facciamo le nostre 2 catenelle di separazione tra un pezzo e l'altro e iniziamo nuovamente con le nostre 4 maglie alte. Andiamo avanti così, lavorando fino alla fine, 4 maglie alte nel primo e nell'ultimo punto e nell'intermezzo, saltando 4 maglie di base nella quinta, facendo i ventaglietti finché ci ritroviamo alla fine del giro. Vi faccio vedere come finisco e come ricomincio il successivo. Ecco, sono arrivata alla fine del giro. Mi ritroverò con 1, 2, 3, 4 da saltare e sull'ultimo vado a fare le mie 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 e giro il mio lavoro. Allora, per fare nuovamente i miei aumenti all'inizio e alla fine, dovrò dare continuità al punto ventaglietti. Come vediamo, il punto ventaglietti è formato da 4 maglie alte e 2 catenelle. Quindi qui ho le 4 maglie alte, quindi mi rialzerò con 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Sempre nello stesso punto di base vado a lavorare un'ulteriore maglia alta, faccio le mie 2 catenelle e faccio nuovamente le mie 2 maglie alte, cosicché il mio aumento in questo giro è dato l'aver aumentato con le 2 catenelle. Poi, da questo punto in poi non dovrò più conteggiare le maglie, ma mi andrò ad inserire all'interno del ventaglietto sottostante e vado a fare le mie 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi il lavoro dal secondo giro in poi è più semplificato. Vado nuovamente all'interno del ventaglietto successivo, vado a lavorare nuovamente il mio ventaglietto. Vado nel mio successivo e a questo punto vado sull'ultima delle mie maglie alte dove vado a fare il mio ventaglietto come ho iniziato, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi l'aumento in questo giro, come ho detto, è dato dall'aver aggiunto le mie 2 catenelle. A questo punto faccio le mie 2 catenelle di separazione. Mi vado ad immettere con l'uncinetto sulla prima maglia del pezzo successivo e vado a fare il mio ventaglietto.
vado avanti così, facendo ventaglietto sopra ventaglietto e un ventaglietto sulla prima e sull'ultima maglia di ogni pezzo separato l'uno dall'altro da 2 catenelle fino alla fine del giro. Eccoci alla fine della nostra riga, dove vado a fare sull'ultimo punto il punto ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come ho detto, giriamo il nostro lavoro e come ho detto prima, il nostro ventaglietto è formato da 4 maglie alte separate da 2 catenelle che vanno ad essere il nostro quinto punto. Quindi a questo punto, per fare l'aumento, devo andare ad iniziare con il nuovo ventaglietto e farò 3 catenelle che vanno a sostituire la prima delle mie 4 maglie alte che vanno a formare il punto ventaglietto. Vado al centro del mio ventaglietto e faccio il mio ventaglietto come al solito, formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vado avanti così, lavorando ventaglietto sopra ventaglietto, fino ad arrivare all'ultima maglia di ogni pezzo, che come nella prima vado a lavorare una maglia alta all'interno e faccio il mio ventaglietto. Sull'ultima maglia vado a fare una maglia alta, che è la prima delle 4 del ventaglietto successivo. Poi faccio le mie 2 catenelle. Vado nella prima, faccio una maglia alta, poi vado al centro del mio ventaglietto e inizio con i miei ventaglietti. Vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del mio giro, quindi vado a fare il mio ultimo ventaglietto sopra il ventaglietto sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte all'interno del ventaglietto sottostante, e sulla mia ultima maglia vado a fare una maglia alta. Giro il mio lavoro e a questo punto, dopo 10 giri di maglie alte e 3 giri di punto ventaglietti, io sono arrivata all'altezza in cui dovevo eseguire il mio scalfomanica. Quindi vi faccio vedere come ho fatto. Innanzitutto eravamo arrivati che per l'aumento avevamo fatto una maglia alta del nostro successivo punto ventaglietti, quindi adesso andremo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, che quindi sono 2 maglie alte del mio successivo ventaglietto, e abbiamo fatto il nostro aumento. Poi andiamo ad effettuare ventaglietto sopra ventaglietto. Vado a fare sull'ultima maglia le mie 2 maglie alte delle 4 del mio ventaglietto successivo che andrò a costruire. A questo punto voglio fare delle catenelle di separazione per fare lo scalfomanica. A me, perché ho un seno prosperoso, mi sono servite 29 catenelle. Perché 29 catenelle? Perché sono un multiplo di 5 meno 1, cioè multiplo di 5 sarebbe 30, meno 1, 29, meno 1 perché mi andrò ad affrancare al primo punto del mio di dietro. Quindi a questo punto faccio le mie 29 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 29 maglie.
A questo punto salto tutta la mia manica e mi vado ad inserire sulla prima del dietro, che sarebbe questa, dove vado ad effettuare 2 maglie alte, come abbiamo finito per fare l'aumento, ed è la seconda delle mie 4 maglie alte che vanno a formare il mio ventaglietto. Poi vado a lavorare, come detto prima, come abbiamo fatto finora, ventaglietto sopra ventaglietto fino ad arrivare al successivo scalfo manica, che vado a fare allo stesso modo, ma che comunque vi faccio rivedere. Mi è arrivata alla fine del di dietro, quindi vado sull'ultima maglia dove eseguo le mie 2 maglie alte e faccio nuovamente le mie 29 catenelle di separazione per il sottomanica. 4, 5, 6, 7, 8 e 29. Prendo il mio filo sull'uncinetto e mi vado a ricollegare sulla prima del mio quarto davanti, saltando i punti della manica, dove vado ad eseguire nuovamente le mie 2 maglie alte. E vado avanti lavorando ventaglietto sopra ventaglietto per i successivi punti. Vedete, con le mie 29 catenelle ho ricavato lo spazio per il passaggio del mio braccio. E vado sull'ultima maglia dove vado ad eseguire le mie 2 maglie alte e sono giunta alla fine della mia riga. Giro nuovamente come al solito per eseguire il mio aumento all'inizio e alla fine. Ho effettuato 2 maglie alte, ne vado ad effettuare 3 di 4. Quindi 1, 2 e 3 ed ho effettuato il mio aumento. Poi vado a lavorare ventaglietto sopra ventaglietto. Vado avanti così fino ad arrivare prima delle mie catenelle, che vi faccio vedere come ci lavoro. Punta alla fine del pezzo davanti, come vedete. Come ricordate, nel giro sottostante avevamo le 2 maglie alte, le prime 2 maglie alte che andavano a formare il nostro ventaglietto. Dal momento in cui, da questo momento in poi, iniziamo la lavorazione in tondo e non più la lavorazione pezzo per pezzo separato dalle 2 catenelle, mi vado ad immettere nell'ultima catenella. E invece che le 3 maglie alte vado ad effettuare proprio il mio ventaglietto, di modo che la mia lavorazione continua normalmente all'interno ventaglietto sopra ventaglietto. Ok, quindi sono andata a fare sull'ultima delle mie maglie il punto ventaglietto, così faremo anche nella prima dall'altra parte. Allora, per quanto riguarda il sottomanica, andiamo a lavorare dei ventaglietti. Come? Allora, innanzitutto la mettiamo al dritto. Ok, contiamo 1, 2, 3, 4, le saltiamo, andiamo sulla quinta e facciamo il nostro ventaglietto. Quindi 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Quattro, nella quinta andiamo a fare nuovamente il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, e andiamo a fare nuovamente il nostro ventaglietto. Qui ne saltiamo 1, 2, 3, 4 e andiamo nella quinta, che è la prima del di dietro ed è la prima delle due, dove vado a fare il mio ventaglietto come ho fatto dall'altra parte, così che per i giri successivi, lavorando in tondo, non ho il problema di dover arrotondare questo ventaglietto. Così nel frattempo facciamo anche un po' d'aumenti, che vanno a dare quella forma un po' a mantellina al nostro capo. E poi vado avanti lavorando ventaglietto sopra ventaglietto fino alla fine, dove incontro nuovamente le nostre catenelle di separazione del sottomanica, dove vado a lavorare sopra come ho fatto adesso. Comunque dopo ve lo faccio rivedere, ci vediamo alla fine del di dietro. Sono arrivata alla fine del di dietro, vado nella mia ultima maglia e faccio il mio ventaglietto come ho fatto dall'altra parte. Poi conto 1 2 3 4, 5, faccio il mio ventaglietto, poi salto di nuovo 3 4 e nella quinta faccio nuovamente il mio ventaglietto 1 2 3 4 e vado a finire sulla prima, dove vado a fare il mio ventaglietto. Poi vado a fare ventaglietto sopra ventaglietto. Sono giunta alla fine della mia riga, dove vado sull'ultimo punto e vado ad effettuare le mie 3 maglie alte. Ok, giro il mio giro e continuo a fare i miei aumenti, sia all'inizio che alla fine. Quindi sotto avevamo le nostre 3 maglie alte, ne faccio 4 ed è l'ultima del mio punto ventaglietti, 3 e 4 maglie alte tutte sulla mia prima maglia alta. Poi vado avanti lavorando ventaglietto sopra ventaglietto per tutto il giro, fino ad arrivare nell'ultima maglia, dove lavorerò nuovamente le mie 4 maglie alte. Arrivata a questo punto, mi ero accorta che per quanto riguarda la mia misura, non avevo raggiunto la morbidezza che io volevo, per cui durante l'esecuzione dei ventaglietti nel mio sottomanica ho aumentato un ventaglietto da ambo le parti, cioè un ventaglietto nel sottomanica di destra e un ventaglietto nel sottomanica di sinistra. Come
Come ho fatto per aumentare un ventaglietto? Ve lo faccio vedere subito. Quindi ho lavorato il mio ventaglietto all'interno del ventaglietto sottostante e invece di portarmi all'interno del ventaglietto successivo ho eseguito un ulteriore ventaglietto nel punto di unione tra un ventaglietto e l'altro. Sempre allo stesso modo, facendo le mie due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vedete, ho fatto il mio ulteriore ventaglietto nel punto di unione tra un ventaglietto e l'altro e poi ho continuato lavorando ventaglietto sopra ventaglietto fino ad arrivare nell'altro sottomanica, dove ho eseguito di nuovo un ventaglietto in più in questo modo, cioè facendolo, eseguendolo nel punto di unione tra un ventaglietto all'altro. Questo tipo di aumento io l'ho fatto per 3 giri consecutivi, sempre durante l'esecuzione del mio sottomanica, dove volevo, non ha importanza dove, per dare più morbidezza al mio capo, visto che io ho un seno abbastanza abbondante, quindi volevo questo effetto un po' mantellina. Sono arrivata alla fine del mio giro, dove vado sull'ultima maglia e vado ad effettuare 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro e in questo giro il mio aumento è formato dalle 2 catenelle di separazione tra i miei 4 punti alti. Quindi mi rialzo con 3 catenelle, faccio una maglia alta, faccio 2 catenelle e nello stesso punto di base faccio le mie 2 maglie alte. Quindi ho aggiunto le 2 catenelle tra le mie 4 maglie alte sottostanti. Ok, queste 2 catenelle aggiuntive in questo giro mi fungono da aumento e vado avanti come prima lavorando ventaglietto sopra ventaglietto fino alla fine. Naturalmente, come vi ho detto prima, ma ve lo ripeto, nel sottomanica ho eseguito un aumento di un ventaglietto sia da una parte che dall'altra per 3 giri. Quindi uno l'abbiamo fatto già nel giro scorso, uno in questo giro e uno anche nel prossimo giro. Dopodiché io mi sono fermata, per me era arrivata alla morbidezza, avevo raggiunto la morbidezza che io desideravo. Nel caso voi avesse già raggiunto prima la vostra taglia e secondo voi vi calza a pennello, potete anche non eseguire gli aumenti dei ventaglietti nel vostro sottomanica. L'ho eseguiti nel sottomanica per mimetizzarli un attimo, nel caso si dovesse notare questo tipo di aumento. Ci vediamo alla fine della riga. Eccoci qua alla fine, quindi vado a fare l'ultimo ventaglietto e sull'ultima maglia, visto che sotto ho le 4 maglie alte, vado a fare le mie 2 maglie alte ,2 catenelle e 2 maglie alte. Giro il mio lavoro e adesso devo ricominciare il mio ventaglietto nuovo, quindi farò la mia prima delle 4 maglie alte che vanno a formare il mio punto ventaglietti, che all'inizio vado a sostituire con 3 catenelle, poi vado
all'interno del mio ventaglietto dove vado a lavorare, ventaglietto all'interno del ventaglietto sottostante per tutta la riga. Questa è l'ultima riga in cui io vado ad effettuare il mio aumento sotto le ascelle, perché come vi ho detto, cioè del mio l'aumento che intendo il ventaglietto ulteriore lavorato sotto la mia ascella, sia da un lato che dall'altro. Dopodiché gli unici aumenti che farò per ogni riga saranno quello iniziale e quello finale per dar forma alla mia punta del giacchino. Come vedete, facendo gli aumenti da questa forma un po' diagonale che danno ancora più morbidezza sul davanti del mio bolero. Eccomi giunta alla fine della riga, vado a fare il mio ventaglietto all'interno del ventaglietto sottostante. E sull'ultima maglia vado a fare una maglia alta, che è la prima del successivo ventaglietto. Giro il mio lavoro. Da adesso in poi smetto di fare il mio aumento nel sottomanica del ventaglietto ulteriore, come vi ho detto, e gli unici miei aumenti saranno quello all'inizio e alla fine della mia riga. Pertanto adesso mi ritrovo con una maglia alta, in questo giro ne farò due, nel successivo ne farò tre, sia all'inizio che alla fine naturalmente, e sono arrivata alle mie 10 righe di punto ventaglietto e rincominciamo con i 10 giri di punti alti e ci vediamo lì che vi faccio vedere come lavorare i punti alti sopra il nostro punto ventaglietti. Eccoci qua, alla fine dei miei 10 giri a punto ventaglietti io mi ritrovo in questa situazione con 3 maglie alte di inizio e di fine. Quindi per continuare appunto ventaglietti e per eseguire il mio aumento sempre all'inizio e alla fine di ogni riga, che questo aumento si protrae fino alla fine della lavorazione del nostro progetto. Quindi faccio un aumento sulla prima riga, sulla prima maglia, scusate, poi faccio una maglia sulla seconda e una maglia alta sulla terza. Poi do inizio alla lavorazione a punti alti sul mio ventaglietto e vi faccio vedere come. Una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda maglia alta, una maglia alta all'interno del nostro ventaglietto e una maglia alta sulle successive 2 maglie alte del nostro ventaglietto. Quindi rincomincio con il successivo ventaglietto, quindi una maglia alta e una maglia alta sulle 2 maglie alte, una maglia alta all'interno e una maglia alta sulle 2 successive maglie alte. Vado avanti con questa lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro dove faccio nuovamente il mio aumento sull'ultima maglia. Ok, in totale per il mio giacchino ho eseguito 4 motivi: il primo a maglie alte, il secondo a ventaglietti, il terzo nuovamente a maglie alte e il quarto a ventaglietti. Non ho voluto protrarmi a lungo perché volevo realizzare un bolero, un giacchino a mo' di mantellina da indossare sopra a qualche cosa di più lungo sotto. Ho terminato la mia lavorazione con il motivo a ventaglietti di modo che sul fondo mi facesse come una bordura
ondulata e per me risultava molto più rifinita che finirlo con il motivo a maglie alte. Qua all'inizio, dove poi dall'altro lato ho attaccato il bottoncino, ho fatto questa asolina allacciandomi con un cappietto, realizzando 5 catenelle e un'altra maglia bassa. Alla fine e ho staccato il mio filo. In questo modo ho realizzato l'asolina dove infilare il mio bottoncino. Con questo ho finito la lavorazione del mio giacchino. Ciao, siamo giunti alla fine del tutorial. Grazie a tutti per avermi seguito anche questa settimana e ci vediamo fra poco con un altro nuovo progetto. Ciao da Monia.